com'è andata questa edizione di Portici di Carta? Bene, direi. Siamo soddisfatti sicuramente perché le persone sono interessate e curiose. Visto che ci sono tantissime persone interessate con cui si riesce anche a parlare, a fare due chiacchiere. Devo dire sicuramente più soddisfacente per quello che mi riguarda dell'anno scorso. Sta andando veramente molto bene, c'è tanta affluenza, tante persone, siamo veramente molto contenti di essere qui insomma. Allora, i libri che hanno attirato più quest'anno, aiuto, è enorme questo coso. Il libro contro il razzismo di Don Ciotti forse è quello che ha venduto di più. Il treno dei bambini, che è una novità, bello, stai riprendendo anche, vero? È una novità ed è un libro veramente interessante che consiglio vivamente. L'ambiente e non solo, anche i libri per bambini che riguardano la natura e che esprimono soprattutto storie credibili. Sicuramente letteratura straniera. Quindi comunque puntare su una letteratura che può essere sudamericana o anche cilena, quindi abbiamo per esempio Edicola. Avete comprato dei libri a Portici di Carta? No, non ancora, stiamo vagliando i vari titoli, i contenuti e sicuramente qualcosa acquisteremo. Letteratura per bambini. Ne ho preso uno di Peri Sinotto. Sì, in realtà ne ho comprato uno in piemontese per mia mamma. Due libri. Cosa? Ho preso un libro, Se voglio rinascere architetto, visto che lo sono ma non sono sicura, e Laura Soma. Assolutamente, però non so quali a dire il vero. Ti fa ispirare dal momento? Sì, in realtà stavo guardando questi di Annie Arnaud e vedo. Parto con l'idea precisa di farmi ispirare trovando qualcosa di originale. Qual è un genere che non leggerebbe mai invece? Thriller. Non credo sia giusto non leggere nulla, bisogna sempre informarsi su tutto. Dei libri troppo di consumo. Tipo Fabio Volo, per esempio. La butto lì, romanzi rosa? No, esattamente, romanzi rosa no, non li leggo. Leggo tutto, leggo persino il bugiardino delle medicine, per cui... Oddio, Moccia, questi qua, Fabio Volo, insomma, un po' così. E lo dicevo adesso lei, la fantascienza, non mi piace. Un consiglio per i lettori che non sono venuti? Oddio, cosa vi siete persi, ragazzi? Cioè, l'anno prossimo assolutamente, il primo weekend di ottobre qua, per forza.